Buongiorno a tutti, un breve video sulla situazione ucraina che continua a tenere banco sui media. Come ho già detto, come premessa, questo è lo scontro tra due imperi, cioè un impero, il maggiore attuale che sono gli americani, o comunque che da un punto di vista geopolitico agisce come un impero, quindi abbiamo lo Stato egemone e i suoi alleati che tendono ad espandersi politicamente, poi di conseguenza anche economicamente, eccetera, con le loro filiali, le loro multinazionali e i loro interessi. Questo è stato fatto anche prima, ma soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, in cui gli Stati Uniti hanno sempre teso a come dire, controllare più paesi possibili, partendo dal Sud America, Cuba e altre realtà in giro per il mondo. Dall'altra parte abbiamo un proto-impero, cioè un altro paese abbastanza importante a livello globale sicuramente, che si è sentito minacciato da questa come dire, allargamento che è arrivato ai suoi confini, in cui gli Stati Uniti, la NATO, minacciava, tra virgolette, di portare nella sua area di influenza, con tutto ciò che significa questo, l'Ucraina, cioè nel momento in cui l'Ucraina entra nella NATO, entra nella Unione Europea, non sono solo rapporti economici o militari, ma ci sono anche tutta una serie di altre cose collegate che non possiamo far finta che non esistano. La Russia, in questo senso, non per dare ragione a una parte o all'altra, ma semplicemente per vedere le come dire, il punto di vista di tutte e due le parti. La Russia si è sentita minacciata ai suoi confini, perché un paese importante proprio a ridosso, che poi, come ha detto, il discorso di Putin è corretto fino a un certo punto, però è vero che parte dell'Ucraina è parte della storia russa, soprattutto la parte orientale è abitata da russi. La differenza non è poi così grande, anche tra ucraino e russo, la differenza linguistica non sono così grandi, se poi consideriamo che nella parte orientale parlano addirittura russo. Vediamo che non c'è questa grande differenza culturale, non ci sono neanche come dire, confini geografici grossi tra l'Ucraina e la Russia, quindi non c'è questa grande distinzione. Fino a 30 anni fa facevano parte di uno stato unico e lo sono stati per moltissimi, per secoli, perché prima nell'impero russo, eccetera. L'Ucraina in questa situazione, come paese comunque minore, sta cercando, tra virgolette, un referente, una realtà più grossa a cui, come dire, con cui allearsi, a cui affidarsi. Vista la sua posizione, la scelta è abbastanza bipolare: o stai con la Russia, o stai con gli Stati Uniti, l'Europa, la NATO, eccetera. Cosa è successo negli anni 10? L'Ucraina era sempre molto vicina alla realtà russa, era vicina al governo russo. Poi dagli anni 10 ci sono state delle elezioni che hanno portato al governo un governo che era tendenzialmente più filo europeo e anche più filo americano, e questo poi ha portato a quello che è successo nel 2014 con la secessione, diciamo, delle repubbliche dell'est dell'Ucraina, quindi Donetsk e Donbass, e addirittura l'occupazione della Crimea, dove va detto la maggioranza della popolazione è proprio russa, non sono ucraini che parlano russo, ci sono un po' di tatari. Poi il motivo per cui è così storicamente è abbastanza brusco, nel senso che è lo stesso motivo per cui a Kaliningrad, ex Königsberg, patria di Kant, si parla solo russo, ci sono solo russi, e quindi dopo la seconda guerra mondiale ci sono stati degli spostamenti di popolazione che hanno portato a una situazione geopolitica e etnica di un certo tipo. Fatto sta che adesso è così. Quindi l'Ucraina sta cercando, tra virgolette, in maniera brusca, padrone, starei per dire, comunque qualcuno, un referente forte a cui affidarsi. E ovviamente alla Russia questo non sta bene, perché vorrebbe essere lei quella che controlla l'Ucraina. È evidente che l'Ucraina non può vincere con la Russia, credo, anzi non voleva, non aveva nessuna intenzione di entrare in conflitto con la Russia. Non so se pensava che la NATO avrebbe potuto sostenerla direttamente militarmente, ma questo credo che sia improponibile, perché un intervento NATO nella Ucraina, che tra l'altro non è ancora nella NATO, ma un intervento NATO nell'Ucraina vorrebbe dire un conflitto tra i paesi della NATO e la Russia, che è qualcosa di assolutamente sarebbe devastante. Putin, col suo modo di fare, evidentemente in questi anni ha montato una forma di aggressività che poi è sbocciata nel fatto che, non potendo con metodi più o meno diplomatici, anche se il suo gabinetto aveva cercato di farlo aspettare ancora, ha deciso di passare alla via militare. Per arrivare a che cosa, secondo me? Cioè, cosa vuole la Russia, cosa vuole l'Ucraina e cosa vuole gli Stati Uniti? La Russia, secondo me, vuole forse troppo, ovviamente, cosa che l'Ucraina, poi ci tornerò, non può dargli.
vuole il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea, credo almeno l'indipendenza riconosciuta sulle repubbliche del Donetsk e del Donbass, e un governo filorusso a Kiev. Ovviamente che eviti assolutamente di far entrare l'Ucraina nella NATO. Cosa vuole gli Stati Uniti? Cosa vogliono gli Stati Uniti? Beh, gli Stati Uniti vogliono portare l'Ucraina nella loro sfera di influenza politica, economica e militare, quindi dentro la NATO, metterci le loro dependenze economiche, eccetera. L'Europa all'interno di questa cosa qui stava guardando l'Ucraina in maniera abbastanza positiva, la stessa Ucraina guardava la possibilità di entrare nell'Europa, questo è interessante in un momento in cui ci sono paesi che dovrebbero uscire dall'Unione Europea. Perché forse è la più innocua, tra virgolette, delle varie opzioni, perché entrare nella comunità europea non impone delle scelte politiche forti contro una realtà come la Russia. Quindi è una unione economica, ovviamente però anche questo avrebbe delle ripercussioni sulla Russia, perché a quel punto l'Ucraina guarderebbe molto più economicamente verso l'Europa e questo potrebbe portare delle problematiche economiche in Russia. Diciamo che per adesso, forse questa sarebbe una delle cose che sarebbero più accettabili dalla Russia, anche se non credo, come ho detto, quello che vuole Putin. Non vuole che entri nella NATO e non vuole neanche che entri nell'Unione Europea, perché comunque vuole tenere legata a sé l'Ucraina, che sente parte. Per Putin l'Ucraina fondamentalmente non è che una provincia della Russia, anche se amministrativamente ha una sua sovranità, per motivi storiche, eccetera. Cosa vuole l'Ucraina? Cosa può dare l'Ucraina? L'Ucraina, essendo un paese che economicamente, anche se più piccolo, se noi confrontiamo economicamente la qualità della vita in Ucraina è peggiore di quella della Russia, quindi si trova in una situazione economicamente non eccezionale, fin da dopo la caduta del muro di Berlino, fino alla caduta dell'Unione Sovietica. La Russia, grazie a Putin, come ho messo dei link anche in altri video, è riuscita economicamente a rialzarsi in maniera migliore di altri paesi post-sovietici, per quanto le disparità economiche interne sono gravissime, ci sono problemi economici gravissimi e di sperequazioni sociali gravi. La Russia è riuscita comunque a rialzarsi meglio. L'Ucraina si trova invece in una situazione di difficoltà. Non è un paese, come dire, benestante, non saprei come dire diversamente, e sta cercando appunto la prima. Ma questo dovrebbe essere poi il primo scopo di un governo, ma credo che in effetti sia così, e quello che cerca il popolo ucraino è avere una maggiore serenità economica, diciamo. E credo che questo sia il principale motivo per cui ha cercato di andare verso l'Occidente con l'ultimo governo, perché pensava, più o meno a ragione, di poter trovare una maggiore sistemazione economica verso l'Occidente che stando nell'area di influenza russa. Non credo che l'Ucraina, per esempio sulla NATO, ho già visto che il Presidente ha detto che non è poi così, anche quello attuale, voglio dire, di cui sappiamo un po' la storia, ma non è così necessario che loro vogliano entrare nella NATO, quindi hanno già dato la possibilità di dire no, non siamo interessati, eccetera. Ovviamente sul discorso invece del Crimea e delle repubbliche separatiste, l'Ucraina riconoscere che una parte del suo territorio, per quanto abitata da russi, possa essere ceduta dopo la pressione di un intervento militare è qualcosa di abbastanza straordinario. Io non credo che l'Ucraina farà questo passo perché sarebbe una diminuzione diplomatica enorme, di prestigio, di tante cose. Quindi l'Ucraina probabilmente sul piatto potrebbe mettere il fatto di lasciare una massima autonomia alle repubbliche separatiste all'interno della sovranità ucraina, quindi economicamente, linguisticamente, eccetera. Io ricordo che nel 2014 scoppiò la goccia che fece traboccare il vaso, mi pare fu quella di imporre l'ucraino a tutta l'Ucraina, togliendo il russo come seconda lingua, qualcosa del genere, che fu una forzatura che però i russi non presero bene. Sulla Crimea è più difficile perché la Crimea è effettivamente occupata proprio dalla Russia, non è una repubblica indipendente. Ha avuto la secessione dall'Ucraina, è proprio occupata dalla Federazione Russa, è attualmente una provincia della Federazione Russa, anche se non riconosciuta da molti paesi, ma è in mano alla Russia, quindi l'Ucraina non credo che cederà su questo passo. Attualmente mi pare che la definizione di Crimea è che è un territorio ucraino temporaneamente occupato da forze straniere.
Cosa si potrebbe arrivare ad avere per avere un cessate il fuoco che io credo sarà imminente comunque, questo voglio dirlo, perché la guerra non conviene comunque a nessuno, la Russia sta consumando risorse, sta consumando non solo militari e umani ovviamente, quello sempre purtroppo, ma anche sta subendo l'impatto economico di questa guerra, con una serie di, il rublo ha avuto delle fluttuazioni enormi. E non solo la Russia, anche l'Occidente sta pagando il prezzo, noi stiamo pagando il prezzo anche noi, e su questo voglio tornarci sul discorso delle materie prime. Quindi secondo me sarà questione di 1-2 settimane per arrivare a un cessato il fuoco. Ovviamente per arrivare al cessato il fuoco si dovrà avere almeno un accordo di massima, che secondo me potrà essere accettato molto probabilmente il discorso di dare autonomia alle repubbliche dell'est dell'Ucraina, da parte dell'Ucraina. Sulla Crimea la vedo più difficile perché la Russia non mollerà la Crimea, l'Ucraina non mollerà la Crimea, quindi una soluzione possibile che potrebbe accontentare entrambi sarebbe quella di rendere la Crimea uno stato indipendente, al pari della, non so, della Moldavia o cose del genere, cioè un piccolo stato indipendente, magari sottoposto pesantemente all'influenza russa, ma che questo salverebbe la faccia comunque dell'Ucraina che, come dire, riconoscerebbe che una parte del suo paese si rende indipendente ma non viene occupata da un altro. Questo renderebbe la cosa più accettabile, anche se sarà difficile farla digerire. E ultima cosa, Putin vuole un governo filo russo a Kiev. Questo è molto difficile da fare perché con tutti i limiti della democrazia il governo attuale è stato eletto. E non è che si può imporre un governo a un popolo da parte di un paese estero, se no non è, cioè è una dei casi più banali di guerra. A quel punto gli ucraini potrebbero dire: allora noi continuiamo a fare la guerriglia e vediamo chi voi ci invadete, ci occupate, ma noi facciamo una guerriglia che dura anni, perché ne andrebbe del prestigio nazionale proprio di basso, di minimo sindacale, cioè tu non puoi arrivare in un paese e imporre il tuo governo. È stato fatto dagli Stati Uniti. Però si fa in un certo modo, insomma, sotto banco, se tu lo fai dichiaratamente è una umiliazione diplomatica che un paese non accetta. Quindi io penso si arriverà a un cessate il fuoco in cui si terrà questo governo attuale, che però sarà molto più morbido verso la Russia. Le repubbliche dell'est Ucraina verrà loro riconosciuta molta autonomia all'interno della sovranità ucraina, quindi sarà sempre l'Ucraina. E sulla Crimea probabilmente posporrà sine die probabilmente un accordo migliore e secondo me potrebbe essere quello che ho detto, cioè renderla indipendente di modo da salvare la faccia sia della Russia che attualmente la occupa sia dell'Ucraina. Torno, e questo quindi tra 2 settimane vedremo se ho avuto ragione in questa analisi di fine della guerra che come dico non conviene a nessuno perché comunque è un consumo di risorse in tutti i sensi. Io ricordo, non mi ricordo esattamente chi fu, ma già, poi sì, se ne parla da secoli, ma mi pare nel 1936, stranamente, a seguito dell'invasione italiana dell'Eritrea, ci fu una dichiarazione di un'importante associazione internazionale, che non so se fu la Società delle Nazioni, ma credo fosse sotto l'egida della Società delle Nazioni, che era l'ONU del tempo, che colse quell'occasione in cui ci fu questa invasione. Era un pretesto in realtà, perché in realtà era in quel caso era la volontà imperialistica di uno Stato, in quel caso l'Italia, verso un paese terzo che voleva occupare, si trovarono delle scuse, si invase il paese, lo si occupò e lo si tenne per 6 anni circa, dal 1936 fino al 1941-1942, quando venne ripreso dagli inglesi e tornò ad essere libero, e tra l'altro poi perdemmo a suo favore anche la costa, la parte costiera, che era in realtà una colonia italiana da parecchie decine di anni, che si chiamava, non mi ricordo il nome della colonia che stava sul Mar Rosso italiana, no, quella era l'Eritrea, l'Abissinia che venne invasa. Comunque, in occasione di questa invasione, mi pare sotto l'egida della Società delle Nazioni ci fu una dichiarazione di alcuni intellettuali internazionali che dissero quanto la guerra era assolutamente una sciocchezza, perché consumava risorse economiche, portava solo maggiore disagio e tutte quelle risorse banalmente economiche che venivano investite in quel modo, se fossero state utilizzate in modo diverso, in maniera intelligente, con una maggiore razionalità nei rapporti internazionali, eccetera, avrebbero portato un miglioramento della qualità della vita di tutti con un'ulteriore riduzione di guerre, perché poi dove ci sono disagi ci sono la tendenza a reagire in maniera di nuovo aggressiva. Banalmente, la seconda guerra mondiale è stata causata da come è stata chiusa la prima. Quindi
Se non ci fosse stata una prima guerra mondiale, soprattutto se non fosse stata chiusa gli accordi di pace in maniera così ingiusta, in maniera così spudoratamente umiliante per alcune parti in causa, la Germania e in parte anche l'Italia, che pure aveva vinto, non ci sarebbe stata una seconda guerra mondiale. E questo veniva ribadito in questa dichiarazione. Beh, siamo dopo quasi 100 anni, siamo ancora lì. Cioè, abbiamo avuto meno situazioni di guerra, c'è da dire, negli ultimi 50-70 anni, anche se ci sono sempre state, c'è stata una riduzione dei conflitti nel mondo, ma comunque continuano ad esserci, e che magari noi non ce ne accorgiamo quando succede dietro casa nostra. Ma 20 anni fa c'è stata in Jugoslavia, comunque veramente dietro casa nostra, e comunque nel mondo, in Africa, soprattutto in Africa, devo dire, ci sono situazioni di conflittualità, ma ci sono stati in Asia, almeno fino alla fine del secolo scorso, Corea, la Cina, il Vietnam, eccetera. Quindi ci sono situazioni di conflittualità. E come diceva qualcuno, giustamente i profughi non è che siccome sono ucraini valgono di più dei profughi che sono coreani, per dire, ecco, o giapponesi. Questo però lo ricollego anche a un altro discorso, sul discorso di essere più razionali e utilizzare meglio le risorse, sul fatto che stiamo accorgendoci adesso che le materie prime stanno andando su di prezzo in maniera devastante e ce ne accorgiamo tutti. Allora, nel 1972 il Club di Roma, che era un club comunque internazionale, credo gestito sotto l'egida del MIT, comunque un'università americana, ma aveva nel principale gestore un italiano che era Peccei, pubblicò un libro di cui ho già parlato, che era I limiti dello sviluppo, in cui diceva: guardate ragazzi, banalmente, noi stiamo consumando moltissime risorse in maniera sempre esponenziale, arriverà che finiranno, perché il petrolio è in quantità limitata, il carbone è in quantità limitata, eccetera, eccetera. Pensiamoci per tempo, pensiamoci per tempo, questo era il discorso. Il libro ebbe successo effettivamente, si chiamava appunto I limiti dello sviluppo, però siamo qua dopo quasi 50 anni. Si è fatto pochissimo, non si è cercato delle fonti rinnovabili, non si è cercato di risparmiare in maniera sufficiente, non si è cercato di ridurre la popolazione per limitare l'impatto ambientale che ha la specie umana sul pianeta. E anzi, ci troviamo con una Cina, perché 50 anni fa non c'era una Cina come c'è adesso, ci troviamo con una Cina, con una Russia che comunque ha aumentato la produttività, eccetera, con i paesi del sud-est asiatico, le tigri asiatiche che hanno aumentato la loro produttività. Con anche paesi dell'America Latina, eccetera, che sono cresciuti, che hanno visto crescere il loro impatto ambientale, perché ovviamente la gente vuole stare un pochettino meglio, l'India, e per stare un pochettino meglio aumenta il consumo di risorse e l'impatto ambientale. E questo, quindi la situazione è peggiorata, non è migliorata, perché per quanto abbiamo cercato di ridurre i consumi, siamo andati a impattare di più per altre cose. Fermo restando che gli Stati Uniti da soli hanno un impatto devastante, che consumano 6-7 volte più come della gente del resto del mondo, cioè un cittadino americano ha un'impronta ambientale che è 6-7 volte maggiore di quella che è la media terrestre di una persona normale del resto del mondo, facendo la media ovviamente, perché uno del Ghana ha un impatto ambientale pari a 1, già un italiano ce l'avrà pari a 10, per dire, però gli Stati Uniti sono. Quindi loro, che poi dovrebbero essere quelli più avanti, quindi dovrebbero anche la possibilità di essere più ecologici in questo senso, perché per essere ecologici bisogna avere anche le possibilità di esserlo. Come diceva giustamente il primo ministro indiano, noi capiamo le vostre esigenze di voi occidentali, ma noi siamo usciti adesso dalla povertà, come fate a chiederci di tornare indietro solo per salvare il pianeta? Fate un passettino più grande voi, poi arriviamo noi. E lo stesso i cinesi, lo stesso altri. Quindi il problema è che quando c'è solo una pagnotta e uno ha una briciola, non puoi chiedere a quello che ha la briciola di stare senza, è chi ha la pagnotta che si deve togliere il pezzo più grosso. Che cosa è successo adesso? Che grazie alla guerra, in certo senso, ci accorgiamo che le materie prime scarseggiano e ce le sentiamo però a livello economico. E questo ci fa tornare sulla questione di cui parlavo qualche video fa, in cui c'è un bel video che si intitola Why Everything Will Collapse, in cui c'è un'analisi in inglese, ma fatta molto bene, che vi invito a vedere, che diciamo, fa l'analisi della situazione e di quelle che sono le prospettive future, in parte simile a quello che viene fatto dal Club di Roma. Una delle principali questioni che vengono affrontate da questo video è che le questioni non vengono affrontate perché la maggioranza della popolazione non le percepisce come imminenti, come gravi, come urgentissime. Soprattutto in paesi democratici questo impatta sul governo, perché se la popolazione non sente che costruire una diga è importante, non voterà la gente che vuole costruire una diga. Se la popolazione non sente che l'ecologia o le risorse sono importanti, non voterà i partiti che dicono difenderemo l'ecologia.
anche perché poi richiederà anche degli sforzi. Non è che andare incontro alle problematiche ecologiche è painless, è senza sforzi, cioè richiede tasse, richiede sforzi, richiede rinunce, e la popolazione dice: ma io voglio stare bene. Un po' come gli americani, no? Che dicono: io voglio il mio hamburgerone, il mio cellulare, la mia macchina da 3.000-4.000 cilindrata benzina, eccetera. Sì, facciamo, però intanto. Però, quindi non voti uno che ti dice così. E questo è uno dei motivi per cui, per esempio, ha avuto successo Trump, che ha promesso delle cose in maniera anche un po' semplicistica, e alcune persone ci hanno creduto. Quindi, il problema, ritornando, qual è? Che nel momento che le persone, la popolazione non percepisce queste problematiche come urgenti, non ha una reattività. Ora che stiamo vivendo sulla nostra pelle il caro carburanti, una grande fetta della popolazione si rende conto di che qual è la situazione, ma a me vorrebbe dire, da dire, è stato detto 50 anni fa dal Club di Roma. E ha avuto anche discreto successo come libro, anche se in Italia non legge nessuno, ovviamente, no? Quindi in televisione non si parla di questo. In televisione abbiamo Giletti che dice che Dostoevskij ha scritto un diario sulla Prima Guerra Mondiale. E dovrebbe essere il giornalista bravo che è scappato dalla RAI perché era bravo, quindi l'hanno mandato via perché era bravo. Su questo io posso dire che cosa succederà in Russia, cioè che tra un paio di settimane la guerra finirà. Sul discorso invece del consumo delle risorse posso dire che purtroppo si prenderanno dei provvedimenti quando ce l'avremo sul collo, come adesso, non prima. Ma non perché non si sappia, si sa. È un po' come quelli che fumano e che sì, però tanto c'è scritto sul pacchetto che fa male, ma continuano a fumare finché non cominciano a tossire in maniera eccessiva. Allora magari si fermano. La maggioranza della popolazione fa così, e della gente fa così purtroppo, ma non perché siano cattivi, perché è normale. Perché il cervello umano funziona che tende a focalizzarsi sui problemi che pensa che siano imminenti. È un modo per difendersi e anche magari spostare anche quelli che sono troppo gravi, che non vuoi vedere, ma tendenzialmente funziona così. Quindi c'è un limite. Non solo farei un altro libro dopo per il cinquantenario dei limiti dello sviluppo. Io metterei i limiti della cognitività umana, che ci fa capire che l'essere umano non ha una reattività come popolazione sufficientemente pronta per risolvere questi problemi. Quindi ci troveremo il problema addosso e cercheremo di risolverlo. Come lo risolveremo? Questo video è già durato troppo, la faccio breve e poi tornerò sull'argomento. Beh, molto banalmente utilizzando altri strumenti. È ovvio che alcune cose non potranno più essere usate. Perché il petrolio è uno strumento di produzione di energia eccezionale rispetto ad altri, cioè l'eolico o il geotermico, eccetera, non hanno per adesso quelle potenzialità che ha il petrolio. Nel momento in cui però saremo costretti a farlo, ci sarà un aumento del costo dell'energia, una riduzione della disponibilità dell'energia e una ricerca al tempo stesso di fonti alternative. Concludo dicendo, Greta Thunberg, è un po' che non si sente, ho sentito molte critiche, io anche lì trovo strano che ci siano delle critiche perché non si capisce perché si deve criticare questa giovane donna perché dice delle cose giuste. In ogni caso, cioè, critichiamola su quello che dice, cioè ha ragione a dire che siamo in una situazione difficile oppure no? Se sì, diciamo dove ha ragione, se no, diciamo ha sbagliato perché non è vero che c'è un problema ecologico, poi le sue motivazioni, il fatto di come si pettina, non ci deve interessare. Perché se no, torniamo nel discorso di prima, che invece di focalizzarci sul problema, ci focalizziamo sulle sciocchezze. Invece di vedere la luna, come dice il detto cinese, guardiamo il dito. Ma si sta indicando la luna ed è interesse di tutti guardare la luna, vedere la luna e vedere le problematiche della Luna, in questo caso del problema ecologico. Vi ringrazio per avermi ascoltato, questo video che doveva essere breve invece come sempre è troppo lungo e al prossimo video spero che ci saranno commenti perché sennò potrei non fare più video. Grazie mille, buona giornata.